con Giovan Giuseppe Lanfrischi, presidente del Consorzio Borgo Ischiaponte, per analizzare un po' questo inizio stagione qui nel borgo, come sta andando. Diciamo un po' lenta come un po' dappertutto, è una stagione strana, è una stagione che desta parecchie preoccupazioni un po' a tutti. Noi diciamo, siamo convinti di una maggiore sofferenza nostra isolana in generale, al di là di piccole situazioni locali, tipo in alcuni posti dell'isola dove è un po' più felice la situazione, ma secondo i dati che Confcommercio, il centro studi di Confcommercio, sembra che sia una situazione un po' drammatica dappertutto. Poi è ovvio che nel momento in cui vengono a mancare i turisti di questo periodo, Ischia soffre e soffre molto, ma molto di più. La maggiore attrattiva del borgo è il castello aragonese, ma abbiamo una problematica atavica qui che è quella del parcheggio. Diciamo che oramai quasi abbiamo perso tutte le speranze, perché sono passati oltre un decennio, da quando non usufruiamo più di un parcheggio a monte dell'area pedonale, perché, contrariamente alle altre zone del comune, dell'isola di Ischia, poi Ischiaponte potrebbe essere paragonata a Sant'Angelo perché ha un'unica strada di accesso. Oltre c'è il mare, quindi a monte se non ci sono i parcheggi è un po' più dura. Devo dire che da quando esistono i mezzi pubblici, il trasporto tra l'altro gratuito messo a disposizione dal comune con un'associazione locale, un po' ha tamponato, non risolve i problemi, un po' ha dato sollievo. Ci sono tanti problemi che andrebbero affrontati, semmai uno alla volta, per cercare di ottenere dei piccoli risultati a step e quindi ottenere dei piccoli vantaggi a fronte di una mega programmazione che poi alla lunga porta dei piccoli risultati. Negli ultimi anni abbiamo assistito allo sviluppo di attività che hanno puntato sulla gastronomia e che comunque portano un certo tipo di indotto economico qui al borgo e anche un movimento in più. Indubbiamente, questa è stata un'analisi fatta circa 15 anni fa, quando il Comune di Ischia si dotò di un programma specifico sugli esercizi pubblici e quindi sulle allora cosiddette autorizzazioni e licenze. È emerso da uno studio sempre fatto da Confcommercio allora e donato al Comune, questa maggiore esposizione di Ischia, soprattutto del centro storico, al food, che poi è quello che sta attraendo un po' dappertutto, non solo a livello internazionale, però a Ischiaponte abbiamo avuto delle eccellenze che non hanno fatto altro, che attirare maggiore attenzione, chiedo scusa, di qualità al borgo. Da sole non sono sufficienti, però già è un buon risultato, anche perché vediamo che negli ultimi tempi ci sono state aggiunte a quelle piccole eccellenze o piccole che importanti eccellenze locali alcune attività di nicchia che non fanno altro che valorizzare il prodotto Ischiaponte.